solisti in questa splendida canzone. Siete più allegri o no? È vero o no che la musica mette allegria? Così come sono stati fatti diversi studi medici sul fatto che l'ascolto della musica di Amadeus Mozart produca benefici sia sul corpo umano, sugli animali e anche sulla fermentazione del vino. Ecco perché questa sera, così dicono, è vero o no? Soprattutto il vino buono, se poi volete anche favorire dopo, abbiamo un piccolo rinfresco nei piani alti, nella sede della nostra, infatti Faccini ha già visto, e quindi ecco perché questa sera il maestro Stevanon, a cui va un grandissimo applauso. Ho voluto omaggiarci con questo brano intitolato Il giovane Amadeus, The Young Amadeus. Grazie. Tirare un attimo l'attenzione per vedere là dietro, c'è uno scambio di batterie, perché la batteria, la principale, l'ha suonata Damiano e non si vedeva perché è là dietro. Alza il braccio, saluta, un bel applauso anche a Damiano, che per una delle prime volte si sta esibendo davanti a tutti noi.
quindi dopo questo ricambio di batteria la prossima canzone vede un, come solista il trombettista Pietro, seconda voce sarà Filippo e alla Tomasi, dov'è? Lì dietro, si vede e si sentirà, e con i suoi virtuosismi ci allieterà questa canzone che è un pezzo jazz scritto da Dave Brubeck nel 1967, si chiama La Paloma Azul. Intanto che si preparano farei un bel applauso anche al solista e alla seconda voce, Pietro e Filippo. Vieni a prendere questi applausi. Vieni avanti. Dopo ci sarà tempo per presentare anche i bambini. Adesso che ci siamo scaldati, io penso che sia arrivato il momento dei veri auguri di Natale. Quindi perché non farlo con la canzone, una delle canzoni principali del Natale, che è Merry Christmas. Thank you.
con una canzone scritta da John Lennon nel 1972 e la, una penso che sia delle canzoni un'altra canzone simbolo, e dice che Happy Christmas, the war is over, cioè la guerra è finita, quindi il mondo per i neri e per i bianchi, per i ricchi e per i poveri è questo, è sbagliato, è giusto, fate voi, comunque la guerra è finita. E questa è una canzone appunto di John Lennon che ha girato il mondo, e penso che sia andata anche addirittura sulla, non sulla luna, però sono quei dischi che portano quando fanno le missioni nello spazio. Grazie a tutti. Mm-hmm.